Ok, bentornati, bentornati sul mio canale. Intro Zarro, tenuta Zarra, perché oggi parliamo di valvolare in casa. E in casa si sta con la tuta. Ora, il tema del valvolare in casa è sempre... Ah, vabbè, iscrivetevi, le solite storie, non c'ho più voglia di ripeterle. Il tema del valvolare in casa è sempre un problema scottante, quasi bollente, mi verrebbe da dire. Sono un po' di anni che vanno di moda tutti questi accrocchi digitali, Kemper, Fractal, Mooer, chi più ne ha più ne metta. Io non sono assolutamente contro l'uso del digitale in casa, fuori, non importa, all'aperto, quando piove, usatelo quando volete. Ma per quello che mi riguarda, la pacca, la botta, la dinamica che mi dà l'ampli, mi spiace, io non l'ho mai trovata in queste apparecchiature. Li ho provati tutti quanti, velocemente, lo ammetto, velocemente. Ma non mi sono mai innamorato di un'apparecchiatura digitale. Le uso perché sono comode, c'è da fare qualche marchetta, attacco il pedalino digitale, dentro c'è tutto, vado nel mixer, tanti saluti. Ma se voglio il suono figo, mi spiace, io mi rivolgo ad altro. Detto questo, il problema del valvolare in casa è non solo legato alla potenza, ma soprattutto alla resa dei coni, alla loro efficienza e alla... a come è stato tarato il master dell'amplificatore. Maggiore è l'efficienza del cono dell'amplificatore, okay? Quindi più è alta, intorno ai 104-106 dB, più facilmente il finale riesce a muovere il cono, quindi più con bassi wattaggi riuscirete a ottenere volume. Minore invece è l'efficienza, più avete bisogno di spingere, quindi avete bisogno di amplificatori potenti. E quindi quando aprite tutto, a quel punto succede il disastro. L'altro problema può essere il master, il controllo del volume, perché alcuni ampli non hanno il controllo del gain, se volete usare la distorsione, tipo le Plexi o certi Fender, tipo il mio, quindi avete solo il volume e se volete saturare le valvole finali è ovvio che avete un volume che in una casa, in un appartamento, come sono qua adesso, non potete ottenere. Ma non solo quello, alcuni Fender, per esempio gli Hot Rod, hanno un'escursione per cui da 0 a... uno, non succede assolutamente niente, o quantomeno l'amplificatore suona come una specie di scoreggina. Da 1 a 1.2, il finimondo. Logico che in un appartamento un amplificatore di quel tipo è complesso da andare a gestire. Ma io voglio fare qualche esempio concreto di mie esperienze. Allora, amplificatori complessi da utilizzare in casa, ovviamente sono quelli molto potenti, tipo Marshall, JCM 800, 900, le Plexi ovviamente, sia la 50 che la 100 Watt, il Vox AC30, almeno quelli come dire, che hanno senza master volume, non quelli moderni, e, Soldano, io ce l'ho un Soldano, ragazzi toglietevi dalla testa di utilizzarlo in un appartamento, anche se è 50 Watt, tira giù i muri. Io l'ho usato solo per il video di Soulshine the Gavit Mule che trovate in descrizione nel canale. E, però generalizzando, tutti gli amplificatori molto potenti e ovviamente toglietevi dalla testa di utilizzare la 4x12, ragioniamo su un qualcosa di un pochino più contenuto, 1x12, 2x12 al massimo. Amplificatori con cui invece io ho avuto esperienze che si possono tranquillamente utilizzare, ma a volume di parlato, esattamente come vi sto parlando io, è logico che le frequenze escono un pochino di più, perché il suono di una chitarra non è il suono di una voce, ma il volume, vi farò vedere dopo, è praticamente quello che sto usando io in questo momento. Allora, Fender Princeton, fighissimo, eccezionale. Se ne trovate uno un po' vintage degli anni 70, sono costruiti da Dio, e il suono è pazzesco, sia il clean, sia se lo tirate per il collo, se avete la possibilità, e coi pedali suona bene. Il Mesa Boogie Nomad 55, ve lo faccio vedere dopo, ma anche il Lone Star, sia lo Special che il 100 Watt, avete il wattaggio che si riduce fino a, mi sembra, 5-10 Watt. E bellissimo, è il successivo del Nomad come serie. Il Mesa, il Mark 5 25, l'ho provato, fantastica macchina, piccolino, una figata pazzesca, suoni incredibili. Io avevo anche tanti anni fa, poi l'ho venduto, un Koch Multitone 100 Watt e anche quello, nonostante la potenza, in casa era godibilissimo. Era un po' ingombrante e era complesso da spostare perché era veramente importante il peso. Però per quegli amplificatori lì, posso garantirvi che in casa, se non avete le pareti di carta velina, ma avete dei muri più o meno solidi,
e non volete suonare ovviamente alle 3 del mattino con l'amplificatore valvolare, questi amplificatori sono eccezionali. Io tutti i video del canale, vi ripeto, li ho fatti con il mio Princeton o alcuni con il Mesa. Allora, vediamo la strumentazione che ho utilizzato io per il proseguo del video, che ho girato ieri, in pieno orario di Pisolino, perché erano le 2:30 circa del pomeriggio. Allora, io ho utilizzato il mio Princeton Reverb del 78, che non ha il master volume, ha solo il suo volume, ha solo il pulito, quindi è usato in congiunzione con la mia pedaliera, e vi farò sentire nella demo i pedali che ho utilizzato, che sono il Box of Rock, per dei crunch più o meno leggeri, la C-Comp, che è una specie di tube screamer pompato, e il Friedman BOD, che è l'OD, il distorsore high gain, secondo me, più figo che ci sia. Stessa cosa con il Nomad, col Mesa Boogie, stessi pedali, stessa configurazione, pulito più pedaliera. C'è da dire che, allora, il Princeton è, qualche sito dice 12 watt, qualche sito dice 15, qualche altro sito dice 18, non lo so, non l'ho mai misurato, però l'ho usato tanto anche dal vivo con una cassa aggiuntiva 1x12, ha sempre fatto il suo sporco lavoro. Il Nomad invece è il mio ampli principale, quello che uso nel 90% delle occasioni, quando il soldano effettivamente sarebbe troppo, anche proprio di ingombro e rottura di scatole, di cablaggio, send e return, per usare il suo distorto, che è meraviglioso. Il Nomad mi dà tutto il volume che voglio, chiedete ai miei colleghi, se non vi fidate. E 55 watt, un singolo cono Black Shadow da 12 pollici, anche qui utilizzato con i pedali di overdrive e distorsione, mentre in passato l'ho usato anche con i suoi suoni distorti. Ah, dimenticavo, quello che sentirete è stato ripreso con un SM57 e con un Rode M2 a condensatore, con cui mi trovo benissimo. Da quando ho scoperto questa combinazione di suoni, che a mio avviso sono super fighi. Detto questo, vi lascio alla demo dei suoni. AC Booster. We'll be right back.
Questo per chi dice che con l'analogico e con le valvole non si può. Ciao, sono qua. Non si possono tenere certi suoni, almeno in casa. Ho dovuto mettere il telefono in carica perché, come stava morendo, il fonometro qua continua a segnare, ve lo faccio vedere. Siamo sempre intorno agli 80, 81, ovviamente qualche picco sfora. Siamo a ora 14:33, quindi oltretutto è ora di riposino pomeridiano. Ancora non è venuto nessuno a rompere le balle perché sto usando il valvolare in casa. Proviamo qualche suono super shred. Test sul come si pulisce il suono. Allora, qui abbiamo il mio Mesa. Il mio Nomad 55, anche questo completamente valvolare. Io lo uso principalmente live quando non, come dire, il soldano è un po' too much. Oggigiorno lo uso principalmente con la pedaliera e con dei pedali di drive per andare a ottenere le distorsioni. Mi trovo molto bene, il suo carattere medioso ben si sposa con praticamente tutti i pedali che ci sono in circolazione. Non ho mai avuto problemi a far suonare bene dei pedali su questo tipo di piattaforma. Ve lo faccio sentire velocemente. Allora, partiamo dal clean, come con i Fender. Come vedete, il fonometro sta sempre sotto gli 80 circa. Abbiamo ancora un po' di margine qua se vogliamo un po' più di volume. Se sentite la mia voce mentre suono, come in questo caso, vuol dire che più o meno il sound è pari, ma anche se parlo così, se vedete il fonometro, più o meno è sempre intorno ai 77-80. Gira, perché è abbastanza vicino al volume dell'ampli rispetto a quello della mia voce. È il suono di un televisore a volume un pelo sostenuto, ma non alto, non fastidioso. Proviamo col Box of Rock. Suono la Stevie Ray Vaughan, veramente figo, Box of Rock con quest'ampli veramente eccezionale. Proviamo il Friedman, ovviamente ci sarà un po' più di rumore di fondo, il pedale ha molto più gain. Facciamoci un giretto anche con qualche suono un po' ambient. Allora, mettiamo un riverberone di quelli veramente tosti.
Ok, quindi di nuovo, come avete visto, ampli 55 watt valvolare, utilizzato senza grossi problemi qui in appartamento. Ok, che dire? Allora, avete sentito? Vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Poco importa, questo è quello che utilizzo io tranquillamente, giornalmente, tutti i giorni quando studio in appartamento. Gli unici momenti in cui utilizzo la simulazione digitale di un Friedman sull'iMac è o quando devo fare lezione con qualche allievo, lo attacco direttamente lì, ma io continuo a suonare col mio valvolare, oppure quando ovviamente devo trascrivere, lavorare o studiare in orari notturni dove anche una TV accesa può dare fastidio o due persone che parlano un po' ad alta voce si sentono per ovvie ragioni di silenzio notturno. Però ragazzi, non fatevi scoraggiare dal discorso valvolare in casa. Tutto il video è stato pensato per questo, perché si può fare. Se avete un po' di coscienza in quello che fate e non avete ovviamente la malsana idea di voler utilizzare dei volumi devastanti in un appartamento, ma volete il suono bello presente lì di fianco a voi, ci sono un sacco di prodotti che secondo me possono fare al caso vostro. Io vi ho parlato dei miei, di quelli che ho avuto e di quelli con cui mi sono trovato bene, e che dire, per oggi di nuovo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se volete un video super provocatorio su digitale contro analogico. Ciao!